Oggi voglio parlarti di creatività. La creatività è sinonimo di bello, è sinonimo di fantasia, è sinonimo di invenzione e innovazione. La creatività è quello che rende i nostri prodotti sui mercati internazionali estremamente competitivi. È quello che distingue il prodotto italiano da tutti gli altri. E ci sono settori che hanno sposato in pieno questo significato di bellezza. Ma ci sono altri settori, anche i settori industriali, che devono approcciare la bellezza. Ti faccio un esempio. Quando ero responsabile dell'Alfa Romeo, davanti a un nuovo motore, il capo ingegnere esclamò: «Ma che bello!». Tutti ci aspettavamo un'affermazione più tecnica e invece ecco che bello, che prende nella pancia e che prende nel cuore. Ci sono tanti esempi anche positivi, per esempio i freni Brembo sono rossi oppure gialli. E quindi la ricerca di quel particolare di bellezza anche nei beni industriali fa la differenza. Noi dobbiamo cercare le differenze che fanno la differenza. E allora ti chiedo, quando è l'ultima volta che il tuo ufficio marketing, che il tuo ufficio design, che il tuo ufficio stile ti ha fatto fare wow, che ti ha meravigliato, che è andato oltre l'ovvio, oltre quello che ti aspettavi? Certo, un bravo leader, un bravo capo azienda, un bravo dirigente deve esigere e motivare i propri creativi proprio nella ricerca di qualcosa di insolito, di qualcosa che non si è visto prima, qualcosa di unico. Io che sono un tale scout di novità, sono stato alla Design Week di Milano e alla ricerca di qualcosa di nuovo, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione delle aziende. Tutte le aziende fanno cataloghi, i cataloghi sono più o meno belli, ma si assomigliano anche poi un po' tutti. Sono sostanzialmente delle nature morte. Ecco, ho trovato qualcosa per rendere vivo, per mettere in evidenza i tuoi prodotti di punta. Guarda che cosa ho trovato e che ti può essere veramente utile. Guarda. Noi sviluppiamo applicazioni per la realtà aumentata. Qui abbiamo un esempio che può essere utilizzato per il catalogo tradizionale. Il cliente amante del catalogo cartaceo, io imprenditore che sono abituato a inviare al mio cliente il catalogo cartaceo, a questo posso aggiungere un'app di realtà aumentata che permetta al mio cliente di vedere gli oggetti. Oggi noi abbiamo una carta, ma è solo un esempio. Abbiamo la possibilità di far visualizzare degli oggetti ai nostri clienti, ecco, che sono manipolabili. Quindi adesso faccio fatica con due mani, cambio carta e quindi cambio oggetto. Questo si può fare direttamente sul catalogo cartaceo, quindi individuando sezioni di pagina che fungono da marker. In questo caso ogni carta è un marker, e la possibilità del cliente di interagire a seconda del tipo di prodotto con l'oggetto che viene in qualche modo venduto. Oggetto piccolo, carta piccola, o meglio, carta piccola, oggetto piccolo, carta grande, oggetto grande. Hai visto come il tuo prodotto prende vitalità, prende vita, e quindi la comunicazione diventa viva, ed è quello che noi dobbiamo fare, rendere bello e rendere vivo il nostro prodotto. E tu devi essere ossessionato dalla bellezza anche se fai bulloni. Se mi cerchi, mi trovi. Quando sei pronto, io ci sono.